Buongiorno a tutti e benvenuti a questo meraviglioso momento di italianità. La delegazione italiana che rappresenta il Made in Italy a centimetro zero è in partenza per Dubai per raccontare un messaggio di unicità del tartufo italiano che è il migliore al mondo e che celebra un matrimonio d'amore con il grana padano dei prati stabili. Due amanti che diventano diamanti a tavola e che insieme riescono a soddisfare tutti i palati, tutti i cuori e tutte le menti. Noi siamo qui a veicolare ciò che il mondo desidera e che solo in Italia può trovare. L'orgoglio italiano del bosco, dei prati pascoli, dei valori sensoriali unici delle nostre migliori produzioni ci rendono più forti, più veri e più unici. Orgogliosamente e garibaldinamente saltiamo verso Dubai in veste di custodi del bosco, sentinelle della qualità del tartufo e ambasciatori del tartufo e del grana padano per un Made in Italy nel mondo sempre più opulento. Con questo gesto d'amore verso il tartufo e il grana padano inizia la nostra conferenza stampa dal titolo Truffle Ambassador. E così vado a presentare i protagonisti della giornata. Ovviamente per primo vado a presentare naturalmente il padrone di casa che ci raggiungerà a breve con il suo intervento, il professor Carlo Gaudio, presidente del CREA, che già vedo in collegamento e a breve cederemo subito il saluto. Saluto naturalmente per i Grazie. saluti istituzionali l'onorevole Giuseppe Labbate, già sottosegretario e deputato della 13ª Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Benvenuto onorevole. Poi naturalmente saluto la presenza per quanto riguarda Urbani Tartufi, la responsabile marketing Paola Terenziano. Grazie Paola della tua presenza e ovviamente il presidente di Latteria San Pietro, saluto Stefano Pezzini, grazie a te Stefano della tua presenza e poi le conclusioni le lasceremo direttamente al console generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, che ci raggiungerà poi dopo in diretta. E io in questo momento credo che possiamo veramente lasciare l'intervento al professor Carlo Gaudio, presidente del CREA. Grazie intanto per la sua ospitalità, presidente. Sono lieto di ospitare la presentazione italiana dell'evento che si svolgerà il prossimo 3 marzo presso l'area Meeting Italy, promosso da Urbani Tartufi in collaborazione con Latteria San Pietro, del Consorzio di Grana Padano e il supporto di enti come l'Accademia Italiana e appunto il CREA. Mi dispiace che oggi il direttore generale che doveva essere in presenza, dottor Vaccari, non è potuto essere in presenza e parteciperà, diciamo, al convegno a Dubai, trovandosi oggi a Milano per un altro impegno istituzionale. Abbiamo oggi l'eccellenza dell'Italian Food a partire dal bosco per arrivare alla tavola, il tartufo italiano da un lato e il grana padana selezione da fieno dall'altro, due simboli del nostro Made in Italy di grande pregio e qualità. Crediamo fortemente nel valore del nostro Made in Italy agroalimentare proprio per la qualità e per le positive ricadute sulla nostra sana alimentazione e sulla salute, ma anche ovviamente per l'impegno delle imprese che lo hanno reso e continuano a renderlo vincente sul mercato. Per questo la ricerca del CREA con un approccio multidisciplinare e sperimentale, unico e senza paragoni a livello nazionale, supporta tutto il comparto, dalle realtà più piccole a quelle più grandi, con le sue innovazioni di processo e di prodotto, affinché sappia adeguare alla nostra contemporaneità la sua
inevitabili tradizioni che coniuga saperi e sapori senza tempo, sempre all'insegna della qualità. In tal senso, l'Expo di Dubai rappresenta una formidabile vetrina per far conoscere una volta di più al mondo le nostre storie di eccellenza italiana, come quelle che appunto si racconteranno a Dubai il 3 marzo prossimo con l'azienda Urbane Tartufi e la Latteria San Pietro. Percorso di gusto, sostenibilità del territorio che accomuna il tartufo, prodotto identitario del nostro patrimonio enogastronomico con tutta la sua filiera, insieme ad un'altra icona della tavola italiana e della sana alimentazione come il grana padano. Bene, credo che dobbiamo apprezzare la meravigliosa testimonianza del professor Gaudio, anche, diciamo, il plauso che ci ha rivolto in questa spedizione verso Dubai, che ricordo rappresenta, come ha detto il presidente, due grandi icone. Il tartufo tutto l'anno, con questa pepita meravigliosa che in questo mondo arabo sicuramente troverà un grande elisir, un grande piacere, e la DOP Grana Padano più amata, più bramata, più percepita in Italia e all'estero. Quindi ringraziamo il presidente anche che ci ha accolto qui in questa meravigliosa sede, in questa biblioteca meravigliosa del CREA, e passiamo naturalmente anche ai saluti istituzionali politici e lasciamo la parola all'onorevole Giuseppe Labbate. Buongiorno a tutti, per me è un grande piacere e onore essere qui. Saluto il presidente, professor Carlo Gaudio, per la disponibilità, per aver messo a disposizione questa sala, Giuseppe Cristini, con cui abbiamo avviato anche una serie di progetti che abbiamo portato avanti per l'Italia. Un saluto anche ai due sostenitori di questa iniziativa, Urbani Tartufi e la cooperativa della latteria del Grana Padano. Quindi parliamo di italianità. In un momento in cui il nostro modello alimentare riceve una serie di attacchi, no? Da parte di altri paesi, vogliamo essere presenti lì a Expo con due prodotti che raccontano il nostro territorio. Allora, il tartufo, questo fungo che cresce nel bosco dove il cercatore con il suo cagnolino deve andarlo a cercare, e quando lo tira fuori porta con sé tutti i sapori, gli odori, i luoghi dove viene raccolto, quindi racconta un pezzo del nostro territorio. E il Grana Padano, questo straordinario formaggio stagionato, più di 20 mesi di stagionatura. Se noi pensassimo a cosa abbiamo fatto, cosa è successo negli ultimi 20 mesi, no? È cambiato il mondo. E lì quella forma di formaggio era lì con i suoi interventi e cambiamenti chimici dovuti tutta ad una serie di lavorazioni che vengono fatte al latte, è lì a testimoniare cosa è successo in tutto questo periodo, e ci porta a tavola tutti questi profumi, questi sapori dovuti anche ad un disciplinare rigidissimo di produzione che parte dall'allevamento, da come vengono alimentate le vacche che producono poi questo latte che riceve una lavorazione particolare, sempre dettata da questo rigido disciplinare della DOP, per poi arrivare sulla tavola di tutti gli italiani, ma di tutte le persone nel resto del mondo. Ecco, quindi un formaggio che racconta ancora l'italianità. Come fermare tutto ciò con una algida etichetta a semaforo che ci può dire se mangiare tutto ciò è bene o è male per la nostra salute? È ovvio che lasciamo ai consumatori
la scelta casomai sull'eventuale quantità di prodotto da consumare. Se ci abbiniamo a ciò, a tutto ciò, un altro prodotto di punta, eccellenza dell'export agroalimentare, che è il vino, capiamo che in un solo piatto abbiamo raccontato quasi tutta l'Italia, perché il tartufo lo troviamo in tutta Italia, il grano padano lo troviamo in un'area ben definita dal disciplinare, e il vino ugualmente, ne troviamo sapori e colori in tutta la penisola. Quindi dobbiamo noi difendere questa nostra cultura alimentare culinaria e dobbiamo farlo ovunque abbiamo delle vetrine per poter raccontare tutto ciò, perché dobbiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di poter trovare nuovi spazi di mercato. Purtroppo la situazione geopolitica attuale mondiale la conosciamo tutti, non sono momenti semplici, ci stringiamo tutti intorno al popolo ucraino con cui ovviamente condividiamo questo momento di sofferenza e li supportiamo in tutti i modi possibili. Il Parlamento si esprimerà a breve in questo senso domani su una risoluzione, ci sarà il presidente Mario Draghi, però dobbiamo dare l'opportunità quindi alle nostre imprese di poter raggiungere quanti più mercati possibili. Ecco, questa dell'Expo di Dubai è una delle vetrine più importanti che abbiamo, e quindi è giusto cogliere questa occasione. Per me è un grande piacere e onore essere lì con tutti voi. Grazie. Bene, credo che bella la testimonianza dell'onorevole, che porta ovviamente tutto il saluto, il cuore di questa italianità che a Dubai naturalmente porterà, secondo me, un messaggio anche di rilancio, di grande voglia di guardare il mondo con questo aspetto dove il bosco, l'immacolato, i prati stabili secolari sono anche un messaggio mentale forte, e io dico anche che sale l'attesa. Sta salendo l'attesa a Dubai. Poi naturalmente tanti chef saranno con noi, perché devo dire che il tartufo e questa scaglia meravigliosa di grana padano veramente sono due diamanti a tavola che riescono a soddisfare veramente tante, tante emozioni. Ecco, saremo lì a raccontare proprio il cuore dell'italianità. Un capolavoro a tavola che unisce sicuramente i migliori prodotti che in questo momento si uniscono, fanno squadra e vogliono davvero penetrare il mondo con un'idea di valori che partono sempre da madre terra. Presenteremo la perfezione italiana in cucina, due grandi preziosità che uniscono naturalmente il cuore dell'Italia, e ripeto, tartufo e grana padano, in questo caso i prati stabili, e poi il presidente ci racconterà che veramente qualcosa di unico sta accadendo. Sono i temi forti. Vogliamo ripartire dal capitale umano e dai valori di madre terra, e naturalmente questa perfezione italiana a tavola. Dal custode del bosco, che è il cavatore, fino al grande chef, riusciamo in una filiera cortissima a regalare al mondo qualcosa di unico. Quindi, dicevo, il bosco incontaminato della famiglia Urbani a Scheggino, i prati secolari del grana padano di Latteria San Pietro nella Bella Goito, sicuramente, e poi si unisce un po' anche l'Italia di mezzo che guarda al nord, l'Umbria meravigliosa che guarda ovviamente alla Lombardia ricca e diciamo cuore pulsante dell'economia italiana. In questo momento ci metterei anche la mia terra, le Marche, perché è un'idea che è partita dalla marchigianità, da dove io vengo, e quindi i presupposti per accarezzare tutte le menti e i palati a Dubai ci sono veramente tutto parte dalla bellezza e dal rispetto dei luoghi. Dove c'è il tartufo,
e dove pascolano le vacche da latte, sicuramente lì c'è un benessere sicuramente di grande fascino. Ed è anche questo il messaggio che vogliamo portare ai ricchi emiri, che quello che un prodotto buono nasce solo da luoghi belli ed è sempre fatto da brave persone. Quindi ci sono tutti i presupposti da questo punto di vista. La perfezione italiana la narreremo nel mondo, perché in questo momento Expo Dubai è il palcoscenico che tutto il mondo guarda. Sono onorato di veicolare questi partner. Oggi sono due i partner dell'agroalimentare italiano. Un buon calice lo troveremo, onorevole, sicuramente di italianità, però è un messaggio che lanciamo a tutti gli imprenditori d'Italia. Facciamo squadra, mettiamo insieme tutte le forze, tutte le potenzialità, andiamo amabilmente a corteggiare i mercati internazionali, perché con le nostre forze, con le nostre idee e con il nostro buon gusto sicuramente faremo una bellissima figura. E su questo io credo che, a proposito di terra, di madre terra e di bellezza, a questo punto credo di partire sicuramente con la famiglia Urbani, che presenterà intanto una delle due aziende, e lascio la parola proprio a Paola Terenziano. Vieni Paola. Buongiorno a tutti, sono in rappresentanza della famiglia Urbani e dell'azienda Urbani Tartufi. Noi siamo veramente molto molto felici di questo evento e del supporto dell'azienda con la quale andremo a Dubai a presentarci al mondo, a presentare questo percorso di filiera e del Made in Italy insieme presso gli Emirati Arabi. Prima di tutto però, e prima di iniziare qualsiasi cosa, farei intervenire la nostra presidente Olga Urbani in un video messaggio che ci ha mandato in diretta da New York. Siamo molto felici di partecipare a questa bellissima iniziativa. La Urbani quest'anno festeggia tante cose, festeggia un riconoscimento da parte dell'UNESCO, festeggia i suoi 170 anni di storia, e quindi quale migliore cornice se non quella di Expo Dubai per poter così celebrare questi grandi traguardi. Traguardi che sono stati raggiunti non soltanto grazie agli Urbani, ma soprattutto grazie a tutte le persone che accanto a noi ci hanno accompagnato negli anni, e dopo vittorie, sconfitte, delusioni o gioie ci hanno fatto arrivare a questo traguardo. È molto importante essere oggi a Dubai perché vogliamo celebrare anche tutto quello che di buono c'è sul nostro lavoro, insomma, il lavoro che facciamo ogni giorno. Noi, trattando tartufi che sono un frutto della natura, siamo in perfetta comunione con i concetti di sostenibilità di cui oggi si parla moltissimo, ed è sempre più importante cercare di dirottare la propria attività verso qualcosa che sia non soltanto sostenibile, ma che possa fare anche il bene del nostro pianeta. A questo noi abbiamo risposto creando una nuova azienda che si chiama Truffoland, che produce piante micorizzate per coltivare il tartufo. Ogni volta che noi piantiamo un albero da tartufi non otteniamo soltanto tartufi, ma facciamo anche il bene del nostro pianeta, trattenendo appunto la CO2. Anche le politiche europee si stanno instradando sui riconoscimenti dei crediti della CO2, quindi noi ci auguriamo che la nostra cultura, che non è soltanto tartufo ma è anche sostenibilità, possa essere riconosciuta a livello universale. E quale migliore luogo per poterne parlare se non Dubai, e insieme a colleghi illustri come il Grana Padano,
e che anche loro, insomma, hanno una ricchezza che si avvicina moltissimo al concetto UNESCO della cava e della cerca del tartufo, quindi gli auguriamo di poter raggiungere anche loro presto lo stesso traguardo. E quindi viviamo in questi giorni di questa comunione insieme nella cornice di Dubai per poter portare ancora una volta la bandiera italiana nel mondo. Bene, e proprio con questo messaggio della nostra Presidente, che appunto vi accogliamo nella giornata di oggi, farei partire secondo video proprio collegandomi a quello che è l'importanza della caccia al tartufo per un'azienda come Urbani Tartufi, che rappresenta proprio il primo anello della filiera, il più importante, senza il quale davvero tutto il lavoro di uomini e donne, il lavoro di un'azienda con una storia di 170 anni non sarebbe possibile. Quindi vogliamo veramente trasmettervi questa emozione attraverso questo video realizzato proprio dall'azienda Truffoland, che era appunto l'azienda di cui vi parlava la nostra presidente, e trasmettervi questa grandissima emozione che noi proviamo ogni giorno. E come ci dicevamo prima, la nostra azienda ha un'enorme, grandissima responsabilità, soprattutto dopo questo importantissimo riconoscimento. La responsabilità nel portare avanti questa pratica tradizionale che si tramanda di padre in figlio, di nonno in nipote. E come farlo se non aprire le porte della nostra azienda a delle esperienze che, alle quali possono accedere anche i ragazzi in età scolare, scoprire proprio che cosa vuol dire fare la caccia al tartufo, quanto sia antica questa pratica, quanto lavoro ci sia dietro l'importante relazione tra il cavatore e il suo cagnolino, la fatica che si fa nell'addestrarlo ogni giorno. E questo è un elemento che va portato avanti e va insegnato affinché possa continuare negli anni. E l'altra cosa importante, l'altra responsabilità che abbiamo come azienda è il rispetto dell'uomo verso il territorio, perché comunque sappiamo bene che il tartufo ha dei suoi tempi e quindi come anche i tempi del grana padano vanno rispettati e questo parte dal territorio stesso, perché ci sono delle date di apertura e chiusura della caccia al tartufo, proprio per dare il tempo al territorio e al suo ecosistema di potersi riequilibrare, ristabilire, dare il tempo della maturazione del prodotto. Io direi che in questi termini ci accomuna con il grana padano una parola chiave che è la lentezza di dare il tempo alla natura di fare il suo decorso. E noi, come attori che giriamo intorno a questo ecosistema, non possiamo far altro che agevolarlo e rispettarlo. Come lo facciamo noi? Lo facciamo attraverso dei percorsi di filiera, attraverso ad esempio la tartuficoltura, creando proprio un network tra aziende agricole che vogliono entrare e vogliono investire in questa meravigliosa cultura, in questo mestiere vero e proprio. Di conseguenza, che cosa facciamo? Mettiamo a disposizione degli strumenti che permettano alle aziende agricole di digitalizzarsi, di riuscire a fare tartuficoltura in una maniera sostenibile, attraverso degli strumenti che possano permettere la tracciabilità, attraverso la sostenibilità proprio che noi consentiamo, non soltanto perché nel momento in cui noi andiamo a piantare una piantina da tartufo andiamo a trattenere CO2, ma perché
perché lo facciamo con dei protocolli di irrigazione, dei protocolli di produzione che consentono anche di evitare quello che possono essere gli sprechi di risorse. L'acqua, ad esempio, per il tartufo è un elemento fondamentale. Per l'80% il tartufo è fatto di acqua e necessita a sua volta acqua. Quindi, per poter consentire una produzione e una crescita sostenibile di questa materia prima, è importante utilizzarla nel modo giusto. Attraverso la Truffleland, attraverso la Urbani Tartufi, noi costruiamo un percorso di filiera che possa aiutare proprio le aziende agricole che investono in questo settore a farlo nella maniera più corretta possibile. E infine sostenibilità, perché di questo stiamo parlando, anche economica, nel momento in cui anche ai giovani tartufi coltori noi mettiamo a disposizione attraverso degli enti e degli istituti bancari di poter fare degli investimenti un po' per volta in maniera appunto ragionevole, che possa andare incontro con delle condizioni di mercato favorevolissime a tutto quello che può essere l'investimento in tartufi coltura. Quindi sotto questo profilo diciamo che l'Urbani Tartufi si presenta al mondo con un'economia veramente circolare, un processo che parte dalla terra, dalla tutela del singolo tartufo trovato sotto gli alberi dei nostri boschi, fino ad arrivare alla tavola, alla combinazione con elementi come il grana padano della latteria San Pietro, che vadano a valorizzare all'interno di un unico piatto tutto quello che può essere l'equilibrio della dieta mediterranea da parte del Made in Italy. Ringrazio. Ringraziamo Paola. Naturalmente, intanto io lo dico a beneficio degli ospiti che saluto qua, dei colleghi giornalisti. Qui, ragazzi, c'è un profumo meraviglioso, non so se riuscite a vederlo, tartufo e grana padano. Veramente un elisir di lunga vita, dei profumi meravigliosi. Voi a casa vi dovete fidare, ma vi racconto che c'è qualcosa di straordinario. Ed ecco che poi ovviamente per i presenti ci sarà l'assaggio guidato e tematico veramente di gran classe. Ecco, devo dire che dalle parole di Paola emerge un fatto molto bello. L'idea proprio, la preziosità di queste due meraviglie, tartufo e grana padano dei prati stabili, che si fanno attendere nel tempo. Il tartufo un'intera stagione, il grana padano 20 mesi, 30 mesi, per essere sempre migliori, e che sostanzialmente credo indichino anche questa idea proprio di garbo, di gentilezza, di un assaggio meditato, di un assaggio narrato e di un assaggio proprio che riempie il cuore e la mente. E quindi a questo punto, dopo la Urbani Tartufi, naturalmente invitiamo qua il presidente dei Latteria San Pietro. Grazie a te Stefano e naturalmente la parola. Grazie, se riusciamo intanto ad introdurre il filmato, così almeno ci rendiamo conto di cosa vi voglio raccontare. Grazie, innanzitutto grazie per questo luogo bellissimo. Ringrazio personalmente il presidente di CREA, il professor Gaudio, ringrazio l'onorevole Abate che
ci ha sostenuto e ci sostiene anche nel percorso a Dubai. Ringrazio l'amico Giuseppe, ormai è un amico di una vita e con lui abbiamo fatto parecchie cose, e questa è una cosa molto importante che stiamo tentando di portare avanti. Ringrazio Paola, avete capito anche quanta passione questi giovani ci mettono nel raccontare le imprese. E quello che vi voglio raccontare io è una parte della nostra storia, cioè, ma perché ci stiamo mettendo in campo per raccontare un qualcosa? Ma perché noi vogliamo raccontare la terra come dovrebbe essere. Io penso che questo sia uno degli elementi chiave, perché l'italianità, il modo di vivere italiano è una cosa molto importante, ma noi non dobbiamo assolutamente dimenticarci che la terra la dobbiamo riportare a come era prima. E il lavoro che stiamo facendo in questi anni è appunto questo. I tartufi che vivono con la terra una stagione straordinaria di crescita. Il tempo è uno degli elementi che garantisce l'evoluzione di questo prodotto straordinario. E poi i prati stabili. Io rappresento un'azienda, la Lateria San Pietro, che è un'azienda del Grana Padano, è un consorzio, il Grana Padano è un consorzio importante, è la DOP più consumata al mondo. Il consorzio produce tutti insieme 5 milioni e 200 mila forme. Abbiamo un valore prodotto che oggi è il più alto delle DOP in Italia ed è 1 miliardo e 300 milioni, per cui capite quanto sia forte all'interno della DOP questa volontà di affermare la presenza in tutto il mondo dell'italianità. Poi invece ci sono anche delle declinazioni. La nostra, la Lateria San Pietro, è situata in una valle, la Valle del Mincio, dove ci sono i prati stabili. Ecco, questa è una zona molto particolare. Noi oggi lo presentiamo a voi, ma poi lo porteremo a Dubai, un prodotto che ha 36 mesi ed è un prodotto che è selezionato da un percorso di valorizzazione dei prati stabili. Prati stabili cosa sono? Non sono altro che una coltivazione che non viene mai intaccata, per cui non ci sono arature, non ci sono concimazioni chimiche ed è tutto naturale. L'esploit della biodiversità è un susseguirsi di essenze, di flora, di fauna che fanno del prato stabile una ricchezza veramente grande. E la novità che voglio raccontare oggi è che i prati stabili della Valle del Mincio si vogliono candidare a patrimonio dell'UNESCO. La cava del tartufo ce l'ha fatta e io penso che questa sia una delle cose bellissime del nostro territorio, e anche i prati stabili vorrebbero portare avanti questo percorso. C'è una forte consapevolezza di questa responsabilità e questa cosa la vogliamo portare fino in fondo. Cosa andiamo a fare a Dubai? Quello che vi ho detto, per cui noi raccontare le nostre storie, i nostri territori e poi alla fine i nostri prodotti. Qua c'è il lavoro di 26 famiglie, perché comunque le nostre aziende sono aziende medio-piccole, impresa familiare, dove ci sono gli animali, e gli animali fanno parte della nostra vita, cioè quando ci raccontano di questo sfruttamento degli animali. Le nostre aziende sono aperte, noi abbiamo le telecamere che inquadrano costantemente le nostre stalle e chiunque vuole vedere cosa facciamo, siete ben accolti all'interno delle nostre imprese per capire cosa succede. Gli animali rispettano la loro naturalità, in alcuni casi diciamo che sempre di più ci sono dei robot di mungitura che non hanno la funzione di imprimere una forzatura, ma di dare a loro la libertà, per cui gli animali vanno a farsi mungere quando vogliono, vanno a mangiare quando vogliono e in qualche caso vanno al pascolo quando vogliono. Per cui c'è tutto un percorso che è giusto raccontare ed è quello che noi vogliamo fare oggi, raccontarvi questa storia, portarla a Dubai e cercare di cogliere l'attenzione di un mondo che deve essere sempre più attento alla terra come dovrebbe essere. Grazie. Bene, trapela tutta la passione, tutto il lavoro, avete sentito negli interventi naturalmente di tutti i presenti, delle aziende in particolare. Ecco, mentre chiedo alla regia se è pronto il collegamento con il console
generale a Dubai. Io intanto, in attesa di queste conferme, credo che sostanzialmente vi è chiaro ormai il messaggio. L'italianità in punta di piedi, con passo felpato ma con grande energia mentale, andrà, perché questo è l'ultimo mese di Expo a Dubai, a raccontare un messaggio che non finirà lì. Non faremo mai eventi spot, ma momenti che guardano in avanti e buttano il cuore oltre l'ostacolo. E quindi è evidente che ci vuole la forza, ci vuole questo progetto. L'abbiamo pensato mesi, io anche anni fa, poi un anno ce l'hanno bloccato, Giuseppe. Però che le aziende partono insieme, è chiaro che sempre più potranno far parte di questo paniere del Made in Italy, percepiamo l'italianità come un modello, come bellezza. Ecco, io poi dopo faremo le conclusioni, ma intanto, se la regia mi dà l'ok, io direi che siamo onorati, no, onorevole, di avere con noi in diretta il console generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, che poi incontreremo direttamente anche nel nostro padiglione. Buon pomeriggio. Che atmosfera si respira a Expo Dubai? Noi siamo in partenza, prego. Sì, l'atmosfera di Dubai è molto è carica di grandi aspettative per l'ultimo mese di eventi, benché gli episodi della settimana scorsa si sentano ovviamente anche in questa parte del mondo. Ma io volevo innanzitutto rivolgere un caloroso saluto all'onorevole Labate, che mi ha invitato a questa conferenza stampa, un caro saluto a lei, ringraziamento per tutti coloro che mi hanno preceduto per le loro interessanti presentazioni che hanno consentito di illustrare egregiamente due eccellenze della produzione italiana, il tartufo e il grana padano selezione da Fieno. E colgo altresì l'occasione per ricordare che proprio la settimana scorsa è stato in visita istituzionale a Dubai il ministro Stefano Patuanelli, nella cui delegazione erano presenti funzionari del CREA e il suo direttore generale. Sappiamo benissimo che il settore agroalimentare è l'emblema del Made in Italy nel mondo, e l'Italia è un paese leader nella produzione di qualità, con oltre 5.000 prodotti agroalimentari tradizionali e con il record mondiale nel numero di prodotti con denominazione di origine controllata e indicazioni geografiche protette. La stessa iconica dieta mediterranea è profondamente radicata nella ricchezza della produzione italiana. L'agroalimentare italiano è il settore che ha svolto un ruolo di traino per il sistema paese durante la pandemia, grazie al suo indiscusso primato di qualità, di sicurezza alimentare, di innovazione tecnologica, di sostenibilità, di diversità e rispetto del territorio e della tradizione. La pandemia indubbiamente sta cambiando le nostre abitudini alimentari, stimolando un ritorno alle filiere corte, ai prodotti di alta qualità e tipici dei nostri numerosi e ricchi territori. Si tratta di una sfida, ma anche di una grande opportunità di trasformazione sostenibile dell'intera filiera agroalimentare italiana e di valorizzazione dell'agricoltura identitaria e territoriale. In questo quadro, l'evento che avete illustrato, Truffle Ambassador, costituisce un'occasione privilegiata per ricordare le produzioni uniche del nostro paese, ricche di storia e radicate nella cultura e nella tradizione enogastronomica del territorio. Si tratta di prodotti produttiva capace di mettere insieme tradizione, che poi verrà presentata a Dubai, possano fungere da di nuove posizioni delle imprese italiane sui mercati internazionali, e in particolare in questa regione del mondo che sta assumendo un ruolo sempre più importante come hub commerciale tra l'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e il Nord Africa. Attenzione, e vi aspetto qui a Dubai per poter proseguire questo dialogo. Grazie tante. Bene, ringraziamo il console, che rivedremo diciamo sicuramente mercoledì e giovedì. La ringraziamo della sua presenza, e naturalmente portiamo anche il saluto di tutti i presenti qua in sala. Il tartufo e questo meraviglioso grana padano 30 mesi. Io credo che il rispetto che diamo ai prodotti e il rispetto che abbiamo per madre terra e per chi lavora attorno a questi prodotti. Noi a breve avremo una degustazione all'esterno, perché i prodotti prima vanno prodotti e coltivati, poi vanno narrati e infine naturalmente amabilmente degustati. E poi, se mi permettete, vorremmo chiudere
con uno scoop particolare che vogliamo dare a Dubai. Per la prima volta al mondo a Dubai, Paola, racconteremo i 10 comandamenti del tartufo, che non nessuno esiste, e vi diremo soprattutto perché è veramente afrodisiaco. Io credo che a questo punto ringrazio naturalmente tutti i presenti, l'onorevole Giuseppe Labbate, il CREA, un saluto se mi permettete anche al direttore Stefano Vaccari, caro amico, naturalmente Paola Terenziano di Urbani Tartufi e il grande maestro del Gran Padano Stefano Pezzini. Io direi che a questo punto, se ci sono domande da parte dei giornalisti, siamo a disposizione e naturalmente ringraziamo tutti e diamo appuntamento proprio nei padiglioni di Expo Dubai. Grazie a tutti e grazie per averci seguito.